Il Filecchio non sbaglia e coglie un'altra importantissima vittoria nel campionato di Serie D di calcio femminile, che lo vede finora protagonista assoluto. Le gialloverdi hanno prima odorato e poi azzannato la preda della Marzocco sangiovannese, lasciando alle valdarnesi le classiche briciole di un'illusione. Già, perché al Canale di Piano di Coreglia il buon pubblico che di solito segue la squadra di Michele Mazzanti è stato davvero gelato dalla rete che dopo soli 7 minuti ha portato in vantaggio le ospiti. In realtà il Filecchio non si è assolutamente scomposto e ha saputo minuto dopo minuto, azione dopo azione, rimettere a posto le cose. Le doppiette della Paoli e della Moni hanno conferito al punteggio di 4-1 il sapore del trionfo. Vero che centro storico Lebowski, Aquila, Montevarchi rimangono incollate rispettivamente a -1 e -2, ma Beatrice Donati e compagni un altro passettino in avanti lo hanno fatto. Evidente che l'obiettivo della società è quello di tentare la scalata alla Serie C. La promozione è assicurata per la prima classificata, ma anche la seconda dovrebbe avere buone chance di ripescaggio. La rosa del Filecchio, geograficamente parlando, tocca una lunga striscia del territorio, da Vagli fino a Lucca, passando per Cutigliano. E ci sono altre due squadre della provincia in lizza in questo torneo, il Versilia e il Calcetto Insieme di Porcari. Domenica prossima la capolista Filecchio sarà di scena proprio sul campo delle versiliesi a Strettoia. Poi inizierà un ciclo di ferro che dovrà dirci tutta la verità sulle ambizioni stagionali delle gialloverdi del presidente Giorgio Salvatici, che sono anche in finale di Coppa Toscana.